Signori, quest'oggi è la giornata legata alla misericordia di Subiano e vorrei con un applauso qui sul palco Luca Baglioni che ci presenta naturalmente questa iniziativa, Luca Pistocchi, il governatore della confraternita di misericordia di Subiano. Ce la faranno i nostri eroi? Così fanno quando entrano negli ospedali e un sorriso spesse volte può essere una medicina ancora più importante di quella naturalmente della terapia più classica. Bravi, un applauso grande. Luca, ti cedo il microfono. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti qui con noi stasera. Stasera presenteremo un volto nuovo della misericordia. Siamo abituati a vederlo in quello che è il servizio di emergenza con l'ambulanza, con la protezione civile, con i servizi alle persone, i servizi sociali, però la misericordia non è solo questo, la misericordia è diventata da qualche tempo anche una squadra di calcetto che poi avremo modo di presentare, è diventato un gruppo di lettura per le persone che sono ospiti della residenza protetta di Arezzo, di Subiano, scusate, è diventato un gruppo di volontari che vanno a fare servizi notturni alla Caritas di sorveglianza, un gruppo di persone che si incontra per andare a fare delle camminate nelle nostre montagne. Quindi abbiamo tante sfaccettature di quello che è la misericordia, che non è solo un servizio di ambulanza, un servizio di protezione civile. Oggi vogliamo presentarvi tutte queste nostre sfaccettature dell'associazione. L'abbiamo voluto fare con una festa, con uno spettacolo. Vedrete che andando avanti di qui alla fine della giornata avremo modo di, diciamo così, di divertirci, di vedere tante persone che si sono dedicate gratuitamente oggi per noi, professionisti che sono venuti gratuitamente a fare questa festa, per questo spettacolo. Quindi sarà una giornata spassionata, sarà una giornata di festa e tengo a precisare che tutte queste attività collaterali alla misericordia vista solo come ambulanza, come protezione civile, sono tutte autofinanziate con eventi di questo genere, raccolgono dei fondi per finanziare queste attività. Queste attività a cosa servono? Servono per far vedere quello che può fare la misericordia, quello che facciamo, per portare in giro il messaggio di solidarietà, di amore verso il prossimo, e cerchiamo di farlo in tutti questi modi. E quindi, non so, volevi aggiungere qualcosa, Luca, a questa giornata? Sì, cioè cercare di avvicinare le persone alla misericordia, perché abbiamo bisogno di persone nuove per incrementare i volontari, altrimenti la misericordia non può continuare, diciamo, solo con dipendenti o servizi civili. Serve la gente che dedichi poche ore anche al mese a fare qualunque cosa. Non occorre fare per un servizio in ambulanza, anche altre cose vanno benissimo. Speriamo che la gente si avvicini, insomma. Il servizio di lettura, l'RSA, il servizio delle camminate, tutte queste tipologie di eventi, la stessa squadra di calcetto, è proprio di persone che non possono avvicinarsi facendo il volontario in ambulanza, ma hanno trovato altre occasioni. Nell'angolo qua alla mia sinistra, in fondo, trovate questi quattro sciagurati che sono qua alla mia destra e che sono la valigia dei sorrisi, ecco, esatto, e che anche loro oggi si sono prestati a farci compagnia per stare con i nostri bambini che sono qui presenti. Vorrei lasciare la parola a loro per presentare il loro progetto, che è un progetto assolutamente bellissimo ed importantissimo. Grazie. Noi siamo un gruppo clandottori volontari della Misericordia di Subiano, ma non con questo che non potevamo essere presenti qui, perché comunque fa sempre parte della Misericordia o comunque del volontariato. Diciamo, noi siamo un po' diversi rispetto a altri clown dottori, anche perché noi lavoriamo a progetto, ma non solo con bambini. Noi facciamo progetti con persone adulte che hanno varie disabilità, a partire dall'Alzheimer per finire ai centri di recupero di dipendenza da qualsiasi cosa, senza trascurare bambini, per amor di Dio. Però diciamo che la scintilla che ci ha dato il via per iniziare a lavorare con le persone anziane fu una signora malata d'Alzheimer
che in un attimo di lucidità ci disse: anche noi abbiamo diritto a ridere. Ecco, questa cosa qui ci ha fatto un po' riflettere su quello che... Se fate così piango, ve lo dico subito. Mi sono perso, dottoressa. Sì. No, dicevo, questa cosa qui ci ha fatto riflettere sul fatto che, come diceva appunto anche lui, ci sono tanti tipi di volontariato che magari nel soccorso si cura il fisico, in questo nel modo nostro curiamo l'animo, lo spirito. Non abbiamo la presunzione di guarire nessuno, comunque far ridere una persona in quel momento in difficoltà, per qualsiasi motivo essa sia, per noi è una grande soddisfazione. Tant'è vero che noi siamo un gruppo di 20 persone e proprio quest'anno, anzi fra poco, noi inizieremo a fare anche dei corsi per arruolare nuovi clown dottori, perché per diventare clown dottori o sciagurati ci vogliono almeno 200 ore di formazione. E anche perché noi siamo iscritti alla Federazione Nazionale Clown, quindi cerchiamo di passare il messaggio che anche il clown dottore, quando va in certe strutture, deve essere preparato sia dal punto di vista psicologico, oltre che fare le clownerie o i palloncini piuttosto che le magie. Quindi se qualcuno fosse intenzionato anche a fare il clown dottore, noi fra poco inizieremo un corso, se volete vi diamo ancora più informazioni. Grazie a tutti. Al volo, conosciamoli. Io sono il dottor Borbottone. La dottoressa Pippi. Dottoressa Flo. Dottor Goghio. La valigia dei sorrisi, eccoli qua. Tanti modi di fare naturalmente volontariato, grazie a Luca Baglioni, grazie a Luca Pistocchi, governatore, e adesso proprio questa festa della confraternita di misericordia di Subiano prende avvio. Ci saranno altri step, ci saranno altri momenti in cui ci fermeremo tra canti, naturalmente performance di ginnastica veramente meravigliosa, di danza aerea, ma subito adesso una voce che sicuramente incanta, una voce ben educata al canto, ci apre sicuramente anche l'animo. Lei ha sempre cantato, credo sin da piccola, ma poi naturalmente è stata sempre in un crescendo, ed è veramente con piacere che possiamo dire di avere qui una grande protagonista da un punto di vista proprio del canto. Vi dico il nome? No, prima vi dico anzi chi canta. Anna Oxa, è tutto un attimo. Chiudete gli occhi, pensate che naturalmente è la voce quella che è la più bella, l'immagine è sempre bellissima come quella di Anna Oxa, ma lei è ed è solo nostra, perché è del nostro territorio, perché ama la misericordia, è Giuliana Dini, è tutto un attimo! Deciso e vivo il tempo più vicino, è tutto un attimo. Questa cosa che un'altra dentro non ci sta, questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso si sento tesa l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Anche un bambino chiedo il resto, il mio destino è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta,
questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi, voi, è tutto un attimo. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Adesso al volo andiamo naturalmente con la ginnastica argentinese, vorrei subito sul palco coloro che naturalmente la rappresentano per dire due parole proprio legate a questa società di ginnastica che è storica nel nostro territorio, ma facciamo salire anche le ragazze così abbreviamo un po' i tempi, altro che decenni, tu eri una bambina in quel momento quando comincia la storia della società di ginnastica argentinese, sei cresciuta, hai dato lustro a questo nostro territorio, ma soprattutto sei riuscita a coinvolgere altre bambine di anno in anno, di dare veramente a loro anche dei valori, non soltanto il senso di quello che è la ginnastica. Ora il problema è che se ti dici che io ho iniziato da bambina, io dico quanti anni è che c'è la ginnastica argentinese, c'è un conto. Comunque quest'anno facciamo 33 anni a Capolone Subbiano, quindi di bambine ne sono passate tante, sono passate bambine che sono diventati genitori, genitori che hanno cominciato a portare le loro bambine, quindi diciamo che nel territorio di Capolone Subbiano abbiamo conosciuto tante famiglie e come hai detto tu, ecco, la cosa bella e importante al di là della parte sportiva agonistica, queste bambine fanno il campionato regionale, nazionale, WISP, al di là di quello, quello che è bello, ecco, è vedere proprio la diffusione dello sport nel senso di sano divertimento, quindi agonismo sì, però sotto di loro c'è tutto un insieme di corsi, trofei e situazioni di saggi che insieme alla collaborazione del Comune di Subbiano, di Capolona, noi normalmente mettiamo in piedi proprio per il sano divertimento sportivo, ecco. Senti Michela, dici una cosa, come facciamo se abbiamo dei bambini piccoli che magari vogliono arrivare, è tardi, sono già partiti, oppure ci possiamo sempre inserire, dove ti troviamo, dove vi troviamo? Ecco, noi facciamo un corso di attività ludico-motoria per i bambini molto piccoli dai 3 a 6 anni, sia maschi che femmine. Abbiamo attivato questo corso da un paio di anni alla palestra delle scuole elementari di Capolona, il martedì e il giovedì dalle 5 alle 6, proprio per fare un'attività propedeutica a qualunque tipo di sport, sia maschile che femminile, quindi da dopo 6 anni per noi possono intraprendere, diciamo, una scelta un pochino più, più puntuale. Fino a quell'età lì diventa un gioco motorio. Dopodiché noi sempre il giovedì alla palestra sempre delle scuole elementari di Capolona alle 18 facciamo il corso di ginnastica ritmica, possono venire tutte le bambine sopra 6 anni, possono inserirsi in qualunque momento dell'anno proprio per questo motivo di sano divertimento, si aggregheranno, prepareranno i saggi, il nostro trofeo che facciamo ogni anno nel mese di aprile. Sono un paio d'anni che il nostro trofeo interno lo facciamo a Bibbiena, perché abbiamo un corso anche lassù, anche se è un trofeo un po' speciale, perché è in memoria del mio babbo, e che comunque è una persona di Capolona, di Subbiano e del Tino, quindi facciamo questo trofeo su. E poi nel mese di giugno
facciamo il nostro solito saggio alla palestra delle scuole mercantili. E niente, vi aspettiamo se volete venire. Dico un'altra sola cosa, che fare questi salti qui, al di là della forma mia fisica che non c'è, facciamo anche un corso di ginnastica dolce per le, diciamo, loro si chiamano diversamente giovani, gli piace chiamarsi così, presso il centro sociale Arno di Capolona, e un corso invece di fitness per chi le vuol saltare questo palco ma con un pochino più di prestazione, il martedì e il giovedì, sempre palestra delle scuole medie di Capolona dalle 8 alle 9. Bene, allora presentiamo subito invece questa performance, e chi sono loro? Loro sono il gruppo agonistico Esordienti Allieve, tra di loro ci sono bambine che sono già un paio di anni che seguono il nostro campionato e più le nuove lieve che sono qui, e poi ci sono del gruppo invece delle più grandi che oggi vi presentano un po' di parte coreografica limitata, perché noi lavoriamo su 14 metri per 14, quindi qui siamo stretti ma contenti di fare insieme a voi questa bellissima festa per la misericordia. Un applauso adesso ci vuole proprio per l'Associazione Sportiva Ginnastica Casentinese. Lasciamo il palco a loro, grazie. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I take you to the moon, baby. I take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby, 'cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. Five more hours till the night is ours, and I'll be back with you. This right here is my type for party. You wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I'll keep you out the cold. I'll give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. Five more hours till the night is ours, and I'll be back with you. This is, yeah. This right here is my time. Sapete chi vorrei fare un applauso? Lei, perché lei la vedete spesse volte invece con la divisa della confraternita di misericordia di Subiano. Adesso è un'asta, aiuta tanti bambini, grazie. Questo è un bellissimo applauso alla nostra comunità che è sempre tutta insieme, e quindi credo che sia altrettanto bello. Parliamo naturalmente di misericordia, credo che Luca sia pronto per parlare del progetto lettura. Come vedete, loro fanno parte della confraternita di misericordia. Qui abbiamo invece le due persone che rappresentano la residenza protetta, e sono naturalmente Manola e Antonella in questo caso. Dall'altra parte c'è proprio tutta la parte della confraternita. Luca, parlaci un po' di questo progetto lettura per la residenza protetta. Ma onestamente è bene che ne parlino loro. Ora ho preso un attimo le veci del governatore, perché si sta cambiando per dopo, perché fa parte della squadra, e io vorrei che invece dare la parola a chi se ne occupa veramente, che ci racconti con il cuore quello che stanno facendo. Grazie, buonasera a tutti. Noi siamo le prime volontarie del gruppo lettura.
è nato da un progetto così, partito da un'iniziativa di lettori, amanti della lettura, che hanno pensato poi di portare questo strumento come azione di volontariato. Dato che in questi ultimi anni ci sono molte iniziative di questo tipo all'interno di residenze, all'interno di ospedali, questa nostra iniziativa è nata per il gruppo e per la residenza Boschi di Subbiano. Partiamo adesso, quindi è da costruire, inizieremo con incontri per mettere, pianificare quelle che sono le letture e naturalmente anche le esigenze e quelle che possono essere le necessità all'interno della residenza, per poi costruire questo progetto piano piano. Naturalmente la proposta è stata fatta alla Misericordia, la quale ha subito accettato entusiasta questa nostra iniziativa. La stessa è stata proposta alla residenza Boschi nelle figure delle responsabili e anche loro hanno accolto il tutto con grande energia. È un nuovo percorso, quindi saremo felici che possano esserci poi altre persone che, amanti della lettura, senza magari essere grandi lettori, possano aderire a questa iniziativa. Grazie. Allora, a questo punto credo che Antonella Luzzi, che è una decana dall'inizio di quando è nata la residenza protetta, è presente, ma ancora prima ti interessavi degli anziani, quindi hai fatto sempre dei percorsi, dei progetti. Un progetto questo che naturalmente credo che sia importante. È molto importante, anche perché cade in un territorio decisamente fertile, in quanto l'importanza della lettura e della lettura alta voce, quanto si rivolge a persone non autosufficienti, quindi non più in grado di leggere da soli, come si può intuire, migliora le qualità cognitive delle persone, vale a dire ascoltando evochiamo i ricordi e la capacità di ricordare, di esprimere il pensiero è una, come di continuare ad esercitare delle capacità. Quindi questa attività la svolgo da 30 anni in casa di riposo, però in qualche modo i tempi sono sempre limitati, perché dobbiamo sì occuparci delle attività di gruppo, ma anche di quelle individuali, di tante cose. Quindi le attività del volontariato sono molto importanti. Prima di tutto sono un'occasione di relazione, poi un'occasione proprio per avere più attività. E questa collaborazione con la Misericordia che abbiamo così prossima ci fa veramente piacere. Grazie a tutti. Grazie, naturalmente credo che questo sia un bel fiore all'occhiello. Manola ha pensato al teatro, ma quello della lettura è anche un'operazione importante, no? Proprio il fatto che poi anche loro, sentendo leggere loro, si possono riappropriare anche della propria lettura, cioè nel senso si lasciano coinvolgere anche successivamente, giusto? Sì, infatti dicevo che è proprio scientificamente provato. Io e Antonella abbiamo frequentato un corso che era un esperimento fatto proprio dall'Università di Perugia, dove veniva proprio poi valutato oggettivamente quanto questa lettura ad alta voce facesse bene alle persone con varie patologie, e è proprio scientificamente provato che la lettura riesce a far, come dire, rimuovere delle zone del cervello che magari per varie patologie saranno un po' così addormentate. Come dicevano la valigia del sorriso, nessuno ha la presunzione di guarire nessuno, ma sicuramente garantire una qualità di vita migliore e riuscire a anche riattivare delle piccole cose per noi è un grandissimo risultato. Grazie davvero. Un applauso grande alle signore della lettura della Confraternita di Misericordia. Una cosa che è importante, vorrei ricordarlo. Qualcuno dice: ma c'è la televisione. Attenzione, se avete delle persone anziane in casa, la televisione sì, le sente, le rende attive, ma la televisione genera confusione nella mente, mentre invece la lettura genera attenzione e voglia anche di dialogare con chi racconta. Quindi è veramente un'operazione bellissima e stupenda quella che voi state facendo. Grazie, ancora un applauso. Grazie naturalmente alla Confraternita di Misericordia. Tra poco ci ritroviamo, questa volta con il governatore, nella divisa
della squadra di calcio. Luca non lui corre. Tu Luca, scusa, quando avrete la divisa della maratona? No, prossimamente faremo anche una squadra di runner, sì sì, assolutamente. La corsettina la mattina avrà anche un valore di più. Esatto, esatto. Prego. Allora a questo punto ritorniamo in gioco con lo spettacolo. Me ne devo andare, sapete perché? Perché qui arriva qualcosa di speciale, una danza aerea. Alessia, Paolo e Gabriella, insieme alla danza e insieme a Bocelli. Vivo per lei da quando sa. Vogliamo scoprire chi è. Tu scusa, chi sei? Io faccio parte di questa squadra di calcetto. Oh, perfetto. E quindi naturalmente sei arrivato oggi a dare manforte. Sì, perché l'Alessia è la mia figliola. È questo che volevamo sentirti dire. Fai parte di questo gruppo di calcetto, ma soprattutto perché Alessia... Senti, ma Alessia, come è arrivata questa passione così grande? Vabbè, lei ha iniziato che aveva 4 anni. Iniziato danzando, danza classica, moderna, poi contemporanea, poi ha scoperto l'aerea, si è innamorata dei tessuti, del cerchio e siamo qua.
Bravo babbo, ti devo dire, bravo babbo, facciamo un applauso a tutti i genitori, perché sono loro che sono importanti, ma non soltanto tu, ma chi naturalmente porta le ragazze alla società di ginnastica casentinese, chi naturalmente fa fare delle attività sportive che li coinvolgono sempre continuamente, quindi bravissimi a tutti i genitori. Filippo e Alessandra, gli infermieri del 118, Libertà Live, e noi abbiamo Movimenti in Libertà della società di ginnastica casentinese con queste tre bravissime ragazze che sono veramente fantastiche. Felicità, tenersi per mano, andare lontano è la felicità, e lo sguardo innocente dietro alla gente è la felicità. Per stare vicini come i bambini, la felicità, felicità. Felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, abbassare la luce per fare pace, la felicità. Eccole insieme a loro, l'applauso è tutto per loro. Alessandra. Buonasera a tutti e ringrazio intanto la Misericordia di Sobbiano che mi ha dato il contributo, cioè il contributo appunto per dare la mia performance. Di solito do un'altra performance proprio per aiutare le persone che stanno male. Oggi diamo il contributo per farvi sorridere. Grazie Alessandra, grazie naturalmente a Filippo, grazie alle ragazze, insomma. All'improvviso, ma queste sono le urgenze della misericordia, no? Eh sì. Bravissime, complimenti, complimenti, grazie. Dopo, tra poco le troveremo, sono veramente fantastiche. E adesso è arrivato il momento di parlare di calcio. Loro naturalmente ci hanno mostrato una palla, che è quella naturalmente della ginnastica artistica. Qui invece si parla di un pallone diverso, è un pallone che naturalmente si gioca in uno stadio. Ed è anche quello che naturalmente si è creato con la misericordia. Nata in un momento particolare per ricordare un amico, per ricordare un collega, un momento di divertimento per sorridere e anche legarsi tutti insieme, rimanere uniti. E allora chiamo sul palco la nuova squadra proprio della Confraternita di Misericordia di Subiano. Un applauso! Dai più piccoli, come nelle grandi squadre, eccoli qua che arrivano accompagnati. Signore e signori, la Confraternita di Misericordia di Subiano. Eccoli! Le regole del gioco. Fantastico! Eccoli qua! Ora più avanti, se no non c'è entrate, più avanti, ci spostiamo un po' qua, venite, più avanti, se no non c'è entrate, ci spostiamo, spostiamoci, eccoli, ci siamo tutti, ecco qua, proprio notti magiche, le notti magiche saranno tanti giorni, per loro sono a volte anche notti, quando suona, naturalmente anche il telefono c'è un'urgenza. Ma poi nel campo naturalmente si porta avanti ancora proprio quello che è la Confraternita di Misericordia. Vedevo veramente che adesso abbiamo cambiato volto. Vedo che naturalmente quello dai calzoncini corti si è trasformato, il babbo di Alessia. Vedo il governatore della Confraternita di Misericordia, Luca Pistocchi, anche lui in questo caso con un'altra miss. Lui, se non vado errato, dalla stazza e da come tiene il pallone, sarà il futuro portiere e non lo molla, mi raccomando, soprattutto non lasciare passare. Poi c'è il Chisci che si sa che faccia e poi c'è Morè, tu fai niente. Io faccio la mascotte. Ah! Facciamo però conoscere veramente le piccole mascotte. Come ti chiami? Andrea. Viola. Camilla. Bianca. Aurora. Mattia. È così piccolo, come ti chiami? Daniel.
adesso conosciamo quelli più grandi: Michelangelo, Luca, Fabrizio, Maurizio, Francesco, Daniele, Michele, Matteo, Emanuele, Andrea, Alessandro. Un applauso ancora grande. Chi è che non ho fatto parlare? Ve lo dico subito. Il Moreno Sensi, l'ideatore. Vieni qua, Moreno. Ti lascio il microfono. Buonasera a tutti. Allora, prima di tutto si presenta il mister Chisciangelo. Buonasera a tutti. Allora, come annunciato prima, la squadra è nata non solo per divertimento, ma anche per fare beneficenza. Per beneficenza. Naturalmente beneficenza a strutture della zona, come annunciato prima, l'idea di Subbiano. E i giocatori non sono tutti qui, mancano qualcuno all'appello per problemi di chi di salute, chi di lavoro. E all'appello manca autorità Antonio, autorità Gennaro, Andrea Napoli, e dopo dovremmo essere a completo, credo. Sì, siamo 17 portamare comunque. Comunque chi si vuole unire alla squadra lo può fare facilmente iscrivendosi alla Misericordia di Subbiano e può chiedere informazioni in segreteria. Si gioca in 5. Non è che si può essere... Ci saranno anche partite a 11, infatti i progetti futuri, avremo anche una partita nelle zone terremotate di Visso con la protezione civile, organizzata dalla protezione civile, e più avremo anche un altro torneo che partirà, non so, sicuramente nell'estate. Imminentemente c'è un torneo a 5 che verrà giocato, per ora sono 6 partite che verranno giocate, 3 in casa e 3 fuori, contro il Lastra Assegna, Vicchio e Malmantile. In casa ci giochiamo a 4-5. In casa giochiamo naturalmente nei campini di 4-5. Sì, sì. Ora lascio la parola al mister. È vero, posso aggiungere alcune cose, che sicuramente il gruppo è fatto di persone di una certa età e anche di ragazzi giovani, quindi è un gruppo omogeneo, conosco un po' tutti e mi farà piacere se la sera, diciamo, delle partite qualcuno è presente al 4-5, non tanto per fare il tifo ma per stare insieme, sicuramente genitori di alcune persone, familiari di loro, però chi si vuole aggiungere a questo a noi fa sicuramente piacere, anche perché più siamo e più si diverte. Sulle trasferte c'è da dire che si va abbastanza lontano, si va intorno a Firenze, quindi lì sarà un po' più difficile portarvi dietro come tifo, però... In casa avrei piacere se c'è anche più, siamo gente abbastanza più numerose. Con questo penso si possa dare delle borse ai ragazzi, sicuramente, Stefanella. Diciamo intanto che dobbiamo venire a fare il tifo. Allora, perché si comincia col 15 di marzo, giusto? Allora, quando è che giocate in casa? La prima partita si gioca il 15 marzo, lo giochiamo in casa. Poi dopo giochiamo 3 fuori, poi giochiamo in casa il 12 aprile e il 16 aprile. Quindi quando giocano in casa il 12 aprile, ma soprattutto il 15 marzo, tutti a tifare per quanto riguarda questo calcetto proprio per loro, eh? E questa è la cosa più importante. Prima di consegnare le borse vorrei qui Riccardo Bianchi, perché è grazie a lui, vedete, ce l'avete nel cuore, Riccardino lì, guardate un po'. Ma non solo, c'è anche naturalmente il Sensi, voglio anche il Sensi qua su, eccolo lì, il grande camionista, oh tu camionisti, qui uno te l'accomoda e quell'altro lo guida, guardate un po', perfetto, consegna ufficiale, vieni qua, ma questa partecipazione com'è Riccardo? Allora, prima cosa voglio ringraziare Moreno per avermi coinvolto in questo progetto di sponsorizzazione. E poi è sempre una cosa per la vicinanza del paese e dei ragazzi che si fanno un bel mazzo, insomma, diciamo così. E niente, vediamo di portare un po' di risultati a casa perché e di vincere più che altro. Allora mi raccomando, vincete, vieni qua, tu che sei anche il presidente dell'associazione, quindi eccetera, di questi camionisti. In realtà adesso che siano veramente dei camion di quelli che vanno avanti a tutto spiano,
No, no, per carità, con calma, con calma. Da con calma, no, devo vincere tutte le partite, una dietro quell'altra. Ma dopo partire con troppa convinzione, bene partire con calma. Allora, eccolo qua, naturalmente, anche a te un grazie importante proprio per questa tua adesione per quanto riguarda gli autotrasporti. Vedete Sema, no? Quindi c'è anche la tua proprio nel cuore loro, Sema Autotrasporti Bibbiena, quindi un grazie anche a te. Consegna ufficiale da parte del presidente, del governatore della Confraternita di Misericordia a Riccardo Bianchi e anche naturalmente al Sensi, Autofficine Bianchi e Sema Autotrasporti. Grazie. Grazie di cuore, grazie a voi. Grazie. E grazie a loro che naturalmente questi ragazzi potranno giocare. Adesso abbiamo le borse ufficiali. Passiamo alla consegna ufficiale con le borse. È una consegna proprio Misericordia di Subiano. Facciamole vedere, Luca, porta qua la prima. Vieni, eccola qua, vedete? Misericordia di Subiano. E tutto questo in attesa anche dei campionati delle misericordie, perché vogliamo arrivare primi, eh? Lo sponsor delle magliette gialle e delle borse, che è Prolam, che ci ha dato un grande aiuto. Ora oggi purtroppo non è potuto venire a salutarci, volevo ringraziare anche lui. E poi volevo spiegare due cose. Noi a settembre abbiamo fatto la prima partita calcetto in memoria di Roberto Fazzini, che è stato un nostro volontario, e dopo quella partita questi ragazzi si sono detti: perché non proseguire? E abbiamo proseguito in questo cammino. La scelta dei colori delle magliette non è casuale, i colori della misericordia sono giallo ciano perché ce lo danno a livello nazionale, quindi abbiamo fatto una maglietta col colore della misericordia e una che ricorda anche la comunità di Subiano, e una maglietta con i colori amaranto che ricorda la comunità di Capolona. Ma in realtà quello che la misericordia ci tiene a precisare è che noi siamo un'unica comunità che si affaccia sull'Arno, da entrambe le sponde, non c'è differenza, quindi la misericordia integra tutti, Subiano e Capolona. Grazie Luca, grazie. E a questo proposito c'è un'altra realtà che integra in pratica tutte le nostre due comunità, ed è la residenza protetta. Rivorrei sul palco sia Manola sia naturalmente anche Antonella insieme, perché credo che sia importante, perché c'è una prima donazione che loro hanno fatto per la residenza protetta. Allora Moreno, la consegna. Allora, come dicevamo prima, la squadra di calcio della Misericordia non è nata solo per fare calcio, per divertimento, ma anche con i soldi che abbiamo già raccolto, con le offerte che ci hanno date le aziende, siamo riusciti con un contributo anche dell'azienda, grazie anche a Marino Famercato, di poter donare all'RSA di Subiano della roba che gli mancava. Gliel'abbiamo chiesto e abbiamo donato dei bicchieri nuovi e una stufa nuova per loro la mattina, per poter cucinare ai loro anziani. Grazie anche alla collaborazione delle donne della lettura, tutto questo in insieme, perché siamo tutti della misericordia di Subiano e Capolone. Bene, grazie, un grazie naturalmente a tutti loro che hanno partecipato. La stufa, oh, l'ha messa qui, hanno portato la stufa sul serio, sul palco, incredibile. Ora voglio vedere come si mette. Consegna ufficiale, Antonella Manola, eccola là, qui c'è la stufa, ci sono i bicchieri, c'è tutto. Ora voglio vedere come fate a portarla alla residenza protetta. Antonella, grazie. Allora, credo che per voi sia stato importante. Per noi è importantissimo, perché oltre che, come diceva Moreno, ci permette, vabbè, di preparare bevande per gli anziani, per noi è importantissima perché l'Antonella farà il progetto di cucina, insomma, che è sempre legato ai ricordi, con le ricette di una volta si diletta a preparare i piatti di una volta, anche questo per poter permettere alla memoria di lavorare, insomma. E comunque anche di prepararci, insomma, poi noi si mangiano, via, ecco, giù, diciamo, insomma, ecco. Fantastico, quindi parte anche questo nuovo progetto.
Diciamo l'attività di cucina è un'altra delle attività che facciamo regolarmente, ma ultimamente non avevamo un mezzo efficiente, quindi l'avevamo un po' abbandonata. In questo modo riproporremo la nostra attività settimanale. Grazie. Guardate, c'è una cosa bella, vieni avanti. Tienilo in collo, vieni avanti. Lo appoggiamo qui perché qui c'è il futuro della misericordia, la misericordia di oggi e la nostra comunità proprio tutti quanti insieme. Credo che sia veramente bellissima questa immagine che ci dimostra quello che vogliamo essere proprio in questi nostri territori. Veramente un tutt'uno. Grazie davvero di cuore, grazie. Adesso lo possiamo fare scendere, eccolo là, e possiamo ricominciare questa nostra performance con un applauso grande. Li facciamo scendere tutti, comprese le signore della lettura, grazie. E adesso riprendiamo proprio questo nostro percorso musicale e naturalmente artistico con coloro che sono state intraprendenti, vivaci, simpatiche, perché ci hanno veramente risolto una piccola situazione che all'improvviso si era creata, ma non sono state lì a pensarla troppo e proprio con la loro professionalità e con la loro bravura si sono esibite improvvisando. Questa volta abbiamo sul palco sempre la società di ginnastica catentinese ed eccole con una loro performance, in questo caso studiata proprio per voi e per naturalmente lasciare un momento di tranquillità, un momento di serenità a tutti coloro che svolgono come volontari, come infermieri, questa missione che poi è quella della misericordia di Subiano. Prego. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Drop top, how we rolling down on calling South Beach. Yeah. Look like Kelly rolling, this might be my destiny. Yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. Got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. Know you. She just want this money in my hand. I know I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Hey. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now your bitch wanna kick in Jackie Chan. She said she too young. Bravissime, bravissime le ragazze della società di ginnastica catentinese. Come ti chiami? Nirvana. Ci sei, Fabrizio? Perché queste sono delle grandi, diventeranno grandissime. Fabiana. Elisa. Giulia. Bianca. Siria. Martina. Siria. Alessandra. Aurora. Adele. Martina. Michela. Jessica. Un applauso grande.
vi aspettano naturalmente alle palestre di Capolona e ricordatevi che sono sempre aperte, si può sempre cominciare perché c'è questa voglia naturalmente di giocare. Possiamo passare di qua una per uno, vi saluto e l'applauso è grande, vai! Grandissime, bravi! Guardate Paolo, efficientissimo! Se dovete chiamare qualcuno naturalmente per una serata, ricordatevi Paolo, facciamogli un applauso! Sì, grazie. Paolo, facciamo le serate, vero? Yes, facciamo le serate, compleanni, matrimoni. Voglio presentarvi due ragazze della Confraternita di Misericordia, Elisa e Agnese. Posso avere qua su Elisa Agnese? Eccole qua, facciamo un applauso a Elisa Agnese. Allora, voi l'avete vista in tutte le salse, credo, a parte cantare, lasciamo perdere il cantare, però diciamo così, credo che per voi quanti anni sono che sei? 17 anni quasi. E io quindi 13-14. Ma che cosa fanno? Hanno vinto un concorso, è vero? E quindi andate? A Bologna. E io sono a Arezzo. E quindi saranno dentro l'azienda proprio sanitaria, la ASL in questo caso. Però sapete, c'è qualcuno che ha nostalgia di voi. E uguale, anche per noi è uguale, sì. La vita, sapete, spesse volte fa fare delle scelte che sono importanti, no? Per il futuro, per la famiglia, per quello che c'è. E allora un applauso grande! Questo applauso naturalmente perché c'è una torta che arriva per queste due splendide ragazze che hanno fatto grande anche la Confraternita di Misericordia di Subiano, due ragazze che ci hanno assistito, due ragazze che spesse volte le abbiamo viste arrivare anche nelle nostre case quando abbiamo avuto bisogno, queste ragazze che sono sempre prestate per ognuno di noi, per il loro servizio, per il loro lavoro e che ricorderemo tutti con grande affetto. Sarà a Bologna, ma presto potrebbe ritornare anche verso casa. Lei naturalmente sarà vicina a casa e le incontreremo sempre, diremo sempre grazie. Un applauso grande, 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 come il cuore della misericordia. Non le faccio parlare perché so che in questo momento sarebbe difficilissimo per loro. Grazie, grazie davvero di cuore a nome di tutti noi. Ho bisogno invece di colei che interpreterà una canzone bellissima di Romeo e Giulietta ed è Gabriella Alberti. Romeo e Giulietta che è stato presentato in questo musical speciale in cui lei ha cantato e quindi questa canzone, questo Mi innamoro già, che è veramente splendida. E qui naturalmente in questa performance a interpretare questa canzone ci sarà Martina. Gabriella Alberti con un applauso nelle vesti naturalmente di questa bellissima storia d'amore, no Gabriella? Allora racconta per capire meglio. Martina, puoi venire anche tu perché ci tengo insieme proprio così, tutte e due, il rosso è la passione, il rosso è il cuore. Raccontami un po' quello che Martina interpreterà quando tu canterai questo brano. Allora, per iniziare io faccio parte di un'associazione, Quinte tra le notti di Bibiena, e penso che a Subiano qualcuno ci abbia anche visto perché abbiamo rappresentato i nostri spettacoli qua. E uno di questi in particolare ci è rimasto nel cuore, è Romeo e Giulietta. E io faccio la parte della balia. Moreno ha voluto che mi vestissi così, come è veramente il vestito dello spettacolo, perché ha detto che rendeva di più, e allora mi sono vestita col vestito dello spettacolo. E io praticamente sono la balia di Giulietta,
Questa canzone che canto è una canzone che è dedicata a Giulietta, che nell'insieme dello spettacolo viene poco prima che Giulietta e Romeo si sposano in segreto da frate Lorenzo. Negli spettacoli, nel musical originale, la danza aerea non c'è, ma noi nei nostri spettacoli la danza aerea la mettiamo perché è un valore aggiunto. E in questa canzone particolare io sono proprio onorata di avere la Martina come rappresentante praticamente di Giulietta, vestita di rosso e magicamente danza sui nastri. E niente, basta, sono emozionata, se non mi ricordo nemmeno la canzone, per cui grazie a tutti in anticipo. Grazie a te naturalmente, Gabriella Alberti. E Martina, eccoli. Sono io una donna sola ormai, tutto quel che ho è il latte al seno mio, e quando è nata lei ho ringraziato Dio ed ho pregato che mi segni tu e già lungo la via si innamora già, sta danzando già. Ma non è più, e io non sarò niente più d'ora in poi, non la partorita io, ma quanto l'amo lo sa Dio, si innamora già, sta danzando già. Mai, ma la
Giuliana, sì, che cosa sì. Non si fa per la misericordia? Di la verità, è vero o no? Fantastica. Davvero, scusate per la parrucca che è volata, questo è il bello della diretta, voleva dire che doveva essere così. Allora, io ringrazio la misericordia, tutti questi ragazzi che quando c'è qualche cosa mi chiamano perché sono la matta del gruppo. Volevo ricordare a tutti che è importante non prendere la vita troppo sul serio, perché come diceva un mio grande coach, chi non sa ridere non è serio. E quindi, visto che ci sono tante cose brutte, le malattie, tutto questo, invece così tutti riuniti possiamo fare un po' di differenza. E poi l'aspetto umano è veramente molto importante. Ringrazio anche i ragazzi di Capolona, perché con il consueto appuntamento del 6 gennaio, ormai da tantissimi anni, facciamo queste performance un po' particolari che prendono sia i bambini che le persone più grandi. Quindi grazie, grazie veramente a tutti, spero che vi siate divertiti e un grosso applauso. A presto. Grazie particolare va a tutti coloro che fanno parte anche della Proloco di Subiano, con il presidente che non ha mai mollato un attimo, è lì ancora al bar che sta pronto, ma soprattutto grazie per averci offerto la possibilità di avere questo spazio e per poter stare insieme a tutti quanti voi. E allora la magia della danza aerea, e in questo caso Alessia e Martina, prego. True mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen, amen, amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that restless death, the good God, let me.
Bravissime! Martina e Alessia! Martina e Alessia, grazie, grazie veramente di cuore per questa ultima performance. Siete state fantastiche, complimenti davvero di cuore. Grazie naturalmente a tutti quanti voi che siete stati insieme a noi. E adesso coloro che fanno parte della Confraternita di Misericordia vorremmo averle qui sul palco, eccole qua, vorremmo tutti qui per i saluti finali insieme anche alla valigia dei sorrisi. Un grazie particolare va a Paolo DJ, grazie Paolo, vieni qua su, perché dobbiamo anche farlo salutare, anche lui è stato qui in mezzo a noi per tutta la giornata. Paolo, allora cosa facciamo per tutto questo fine settimana, per le feste, per i compleanni? Allora qui abbiamo in programma due pomeriggi del Carnevale a Subiano, mi raccomando intervenite numerosi, il 27 e il 3 di marzo. E poi naturalmente abbiamo ancora tante altre serate. Poi compleanni, feste, forse anche San Valentino, e insomma si girella un po'. Bravo Paolo, grazie, grazie mille, un applauso a Paolo DJ. E non c'è solo la valigia dei sorrisi, naturalmente c'è Agnese che salutiamo, Lisa che salutiamo, ma tanto ragazzi vi vogliamo ancora qui a divertirvi con la Confraternita di Misericordia, le signore della lettura, gli infermieri che hanno cantato con noi, quindi Filippo e Alessandra, quindi come vedete ci siamo un po' tutti quanti, le ragazze della società ginnastica casentinese, possiamo salire anche tutti su, così siamo un bel gruppone. Eccola là, la Gabriella, vieni Gabriella anche tu, e poi naturalmente manca la Giuliana perché è andata a cambiarsi, credo, e quindi naturalmente non può essere insieme a noi, però veramente un grazie di cuore. Ma ve l'avete mandato il governatore a cambiarsi? Ah no, eccolo qua, oh, l'avevo perso. Allora, credo che questo sia molto bello, no? Sì, è una bella manifestazione. Moreno Sensi si è impegnato tantissimo per organizzare, penso che ne abbia dormito svariate notti. Quindi speriamo di ripetere simili manifestazioni nel corso degli anni, e sempre meglio insomma. Sì, io naturalmente ringrazio tutti loro, perché ricordatevi che ci sono tante sfaccettature, no? Anche della Confraternita, una delle tante che avete portato aiuto e avete dimostrato come le nostre comunità sono vicine agli altri, per esempio nel senso della protezione civile, perché voi vi siete mossi tantissimo, ma continuate ancora a muovervi, e credo che tu sei in partenza tra qualche giorno, non so se si può dire, possiamo dirlo, allora chiamo anche l'altra persona insieme a te, perché adesso mi spieghi, lui voglio. Vieni, eccolo qua, ce lo spieghi tu questo progetto proprio di partenza, perché attenzione, è una cosa molto grande che porterà la nostra Misericordia di Subiano fuori dai confini italiani, e sarà veramente una cosa bellissima che vuoi fare. Sì, andiamo a Betlemme, dove c'è un appartamento della Misericordia della Confederazione, e lì ci sono varie strutture dove facciamo i volontari con bambini, anziani, malattie psichiatriche. Diciamo così, un servizio veramente forte, se vogliamo, perché siamo nei luoghi, pensate, della guerra, quindi speriamo. Nel senso che voglio dire, comunque sono luoghi di sofferenza forte. Si sente, specialmente il venerdì, sono momenti particolari. Quello che vediamo in televisione lì lo proviamo, sarà un'esperienza che riporteremo qua e lo riporteremo alle nostre famiglie, alla popolazione, perché attraverso questi momenti si cresce, si diventa altre persone. Comprendi che nella vita ci sono cose che non puoi comprare con i soldi. Un sorriso non lo puoi comprare di un bambino o di una persona adulta che ha problemi, e riempie il cuore. E lo riporteremo qua ai nostri paesi, alle nostre persone vicino a noi. Quanti giorni rimarrete, Luca? 8 giorni.
giorni, pensate, sono nei luoghi, dicevo, proprio della disperazione, ma sono anche nei luoghi dove Betlemme è nata un po' la nostra fede. Quindi grazie davvero di cuore, un applauso grande alla Misericordia e a tutti coloro che oggi hanno voluto essere con la Misericordia di Subiano. Grazie naturalmente a tutti quanti voi e grazie se anche voi farete parte della Confraternita di Misericordia, anche soltanto sostenendola. Grazie a tutti, buonanotte, buonasera.